Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Allora, oggi voglio farvi vedere come mantenere attive le app sui dispositivi Huawei al momento in cui andiamo a bloccare praticamente il nostro dispositivo. Allora, innanzitutto andiamo nel menu appunto per andare a reperire le impostazioni, eccolo qua, e dal cerca per comodità andiamo a scrivere chiudi, ok. E andiamo ad aprire, come vedete, da altro, chiudi le app sulla schermata di blocco. Da qui, ragazzi, praticamente abbiamo un'impostazione che vi fa risparmiare batterie. Però, per esempio, per quanto riguarda le app come Telegram, WhatsApp, che devono ricevere le notifiche, diciamo così, in tempo reale, in background, vi va a bloccare appunto queste funzionalità. Andiamo scorrendo in basso su risparmio energetico app e clicchiamo su chiudi le app sulla schermata di blocco. Qui praticamente troverete tutto un elenco dove potrete selezionare le vostre app preferite. Per esempio, scorrendo fino in basso, troviamo l'app Telegram che, come vedete, io ho disattivato, quindi non verrà chiusa, come c'è scritto anche sotto il nome Telegram, perché di origine era attivata così e quindi veniva chiusa. Poi semplicemente dovete selezionare la vostra app, fare un tap sopra la lineetta blu e disattivare appunto lo spegnimento di quest'app. Come vedete, io l'ho fatto anche per WhatsApp e Messenger, e così facendo mantengo praticamente le app attive al momento in cui vado a bloccare il mio dispositivo. Niente, ragazzi, questo era un piccolo video per tutti i possessori di dispositivi Huawei. E niente, noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!